Ben ritrovati a tutti cari amici, questo nuovo approfondimento sportivo. Oggi parliamo ovviamente di tennis, come vedete dall'immagine di video copertina Roland Garros 2024, prossimo imminente al via il tabellone principale. Ma prima dobbiamo fare una corretta e più che giusta meritevole congratulazione all'Atalanta per la vittoria di ieri sera della UEFA Europa League contro, possiamo dire, gli ex imbattuti del Bayer Leverkusen fino a ieri prima della partita, un 3-0 netto che sicuramente sta portando proprio sin dalla nottata e fino non sappiamo a quando gioia immensa per quanto riguarda l'Atalanta, perché non solo la UEFA Europa League vinta ma il posto assicurato in UEFA Champions League. Prima di passare al tennis ricordiamo sia dell'ultimissimo match point di questa sera per il Bari a Terni, il ritorno dopo l'1-1 di giovedì scorso al San Nicola, e sarà fondamentale per i biancorossi vincere, altrimenti si ricomincerà un po' a rivedere tra virgolette l'oblio dell'ultima categoria professionistica, campionato subcadetto di Serie C. Però noi incrociamo le dita e quindi forza Bari. E terminando poi di calcio, parlando della Fiorentina che gioca sì questa sera in campionato a Cagliari, ma la settimana prossima anche lei, come ha fatto l'Atalanta, proverà assolutamente, nonostante l'Olympiacos giochi in casa da Atene, a vincere la UEFA Conference League per ottenere un piazzamento nella Europa League prossima. Bene, ma ora passiamo appunto effettivamente al tennis. Per quanto riguarda la pattuglia azzurra, c'è maggiore presenza nel tabellone maschile. Sinner, la cosa più importante, che ritorna dopo qualche torneo saltato, qualche mila, qualche open, però è stato giusto così per rimettere in sesto l'Anca. Quindi Sinner, testa di serie del tabellone numero 2, giocherà il suo debutto primo turno contro Eubanks, Stati Uniti. Musetti, testa di serie numero 29 contro Galan, colombiano. Arnaldi contro Fils, francese. Sonico contro Humbert, francese. Cobali contro il qualificato, un eventuale lucky loser. Dardery contro Ishikata, australiano. Nardi contro un wild card, Müller, francese. Fognini contro Van de Zandvoort, olandese. Berrettini ha dato forfait, purtroppo continua ancora questo incommensurabile stop ormai di lunghissima data per quanto riguarda Berrettini dai tornei giocati. L'avversario di Zeppieri si saprà domani dalle qualificazioni. I potenziali quarti di finale: Djokovic contro Casper Ruud, Zverev contro Medvedev, Rublev contro Alcaraz, Hurkacz contro Sinner. Ovviamente noi ci auguriamo che Jannik Sinner possa
tornare al tennis giocato con un buon ritmo dal primo, magari dal secondo turno, anzi noi speriamo sin da subito. Il primo turno dell'italiano, la Paolini, testa di serie numero 12 contro la Savia australiana, la Bronzetti contro la Osaka Giappone, Cocciaretto contro Haddad Maia brasiliana, Trevisan contro una qualificata lucky loser. C'è da dire come la Bronzetti potrebbe affrontare al secondo turno già la numero 1, la Swiatek. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti YouTube, Facebook, Instagram e alla prossima, ciao!